appunto condividono un destino, ma essendo espressione pura del territorio che rappresentano, si sono evolute nel tempo fino a rimanere fedeli o distaccarsi dalla tradizione. Abbiamo invitato quindi dei fornai di Bagheria, di Casteldaccia, di Aspra, con una versione molto originale di cui parleremo fra poco, e ovviamente Palermo, che è rappresentata dal forno del mercato. Quindi Panificio Martorana per Casteldaccia, Valenti per Bagheria e Colapisci per Aspra. Quattro pietanze, dicevamo, assolutamente diverse, ma prima di andare nel clou della degustazione, che poi decreterà il vincitore di questi due giorni, perché dovete sapere che in questi giorni abbiamo chiesto alle persone che sono intervenute allo Spincione Festival di esprimere una preferenza, quindi non soltanto assaggiare tutti gli spiccioli in gara, ma anche esprimere una preferenza. La gente che viene qui a San Lorenzo lo sa che col cibo a noi piace sempre giocare, e del resto questo è il nostro pretesto preferito per gustarcelo al meglio. Quindi abbiamo già raccolto delle preferenze, quindi del pubblico che è venuto qui, e le stiamo finendo di contare in questo momento. Poi ci sarà una giuria tecnica che su questo tavolo si siederà, degusterà i quattro spiccioli in gara, avremo la possibilità di presentarli appunto ai fornai e decreteremo il vincitore. Poi ricapitoleremo bene le regole di questo gioco, ma prima di arrivare alla degustazione partiamo dalla domanda originale, domanda primigenia, cioè da dove arriva lo spiccione e come è arrivato fino ai giorni nostri. Noi lo abbiamo chiesto, credo, alla persona che più di ogni altra è capace di raccontarci la storia di un cibo che fa parte della nostra identità. Lo abbiamo chiesto a Gaetano Basile e siamo davvero onorati di averlo qui sul nostro palco. Quindi io adesso lascio a lui la parola, che è esattamente il suo pane, per rimanere nella metafora del cibo, e quindi a lui l'onere e l'onore di raccontarci la genesi e lo sviluppo di una pietanza così gloriosa da raccontare la storia di un intero popolo. Grazie, buonasera a tutti. Io di cucina non ne capisco niente. So fare soltanto due uova al tagliamino, pasta con l'aglio e il rocchio, e lì mi fermo perché non vado oltre. Però dice mia moglie che sono un buon dirigente di cucina. Io ti dico i lavori, dico come sono a fare, sporcarmi le mani mi dà fastidio. Anche perché non me lo consente mia moglie, perché quando un uomo cucina inchiappa sempre 10.000 pentole, e allora è meglio che se ne prenda. Io sono uno studioso dei piatti della cucina siciliana, cioè è da 35 anni che vado alla ricerca di pezzi di carta, di documenti, di altri, dove ci siano delle notizie sui nostri cibi. Anche perché per parlare di cucina non si può parlare menanno, faceva, menanno, merisse, no, non è onesto. Cioè, significa raccontare palle. Andare a cercare la nostra cucina su internet è peggio ancora, perché le sciocchezze che ci sono spaventose. Addirittura oggi mi ha telefonato un signore dicendomi che c'era una sciocchezza grande quanto una casa, dove c'è scritto come dice che è da roba sì. Io non l'ho mai detto. Ora andrò a trovare il suo tizio e dico: non mi fate dire quello che come hai detto, sciocchezze ne ho dette tante, insomma, ma questa cosa no. E allora stasera il tema è un tema fascinoso, perché la cosa che mi sono sempre chiesto, da dove ci arriva questo spincione e perché lo spincione si fa solo a Palermo, o perlomeno a Palermo e dintorni, insomma è un piatto palermitano, ma sicuro che è un piatto. Ma io direi piuttosto che una piatta. Con termine di piatta, che è un termine di gergo, si intendevano tutte quelle cose da mangiare prodotte da monasteri e conventi, quindi prodotte da mani femminili. Per evitare che si confondessero col piatto, oggi così chiamavano piatte. Per darvi un'idea,
una piatta, il passavolante dei vicari, è una piatta il biscotto regina, è una piatta la ramazzata, è una piatta l'arancino, è una piatta il pan di Spagna, ed è una piatta anche lo sfincione. Quando inizia la storia dello sfincione, ma bisogna fare un salto indietro, perché bisogna conoscere innanzitutto Palermo. Alle spalle del Teatro Massimo c'è il comando provinciale dei carabinieri. Qualcuno lo conosce, non lo conosce? È fuori, eh? È fuori. Lo conoscete tutti? Benissimo. C'è il vicoletto, bellissimo, perché questo vicolo, se guardate a terra, quando camminate per le strade, dovete fare due cose: guardare a terra e poi in alto. A terra per scoprire come era fatta la strada. Difatti quella strada è un acciottolato ammorsato, tipico del 300, cioè fatto di ciotoli di mare e ammorsati con delle lastre di pietra per fare dei quadrati. Al centro si lasciava una certa striscia che serviva per permettere ai cavalli di non perdere i ferri e poter passare. E questo comando provinciale dei carabinieri fu il convento di San Vito. Ora, questo convento era un convento antichissimo, visto che la strada è una strada trecentesca, e il convento è del 300 o giù di lì. E solo che di questo convento trecentesco sappiamo solo che c'era una chiesetta che si chiamava di Santa Maria di Tutte le Grazie. Era ridotto veramente male, e nel 1627 alcune monache fecero richiesta per installarsi lì e acquistarlo. Evidentemente fu una specie di gara d'appalto. Vinsero le monachelle terziarie, anzi erano del terzo ordine francescano. Non chiedetemi qual è il primo o il secondo ordine, perché non lo so. Erano monachelle piuttosto ricche, tant'è vero che pagarono un sacco di soldi, e vi dico subito, conoscendo le dimensioni attuali della caserma, lì ci abitarono 1000 suore. E che ci facevano 1000 suore? Perché c'erano le madri, le sorelle, le novizie, le serve. Quindi immaginatevi che fu delle femmine che c'erano volenti, una cosa pazzesca. Tant'è vero che rifecero il convento, che ancora oggi, se vedete da fuori, e anche nel cortile che si intravede passando da fuori, è di chiara impronta architettonica seicentesca. Naturalmente il primo problema che si pose non fu quello di pregare, ma si domandarono come a mangiare, che è un problema molto femminile. E come a mangiare? Ma io direi, si mise un zemmo, e quando un sacco di femmine si mettono assieme e decidono di mangiare, sempre qualche cosa di buono deve uscire. Decisero di fare una piatta che nessun convento e monastero siciliano aveva ancora fatto. Partirono da una pasta molto morbida, spugnosa, che era quella con cui si facevano le sfince. Sfench in arabo significa spugna. La sfincia viene da lì, è spugnosa. Anche all'aspetto, a vederlo, sembra una spugna. Scusate. Si chiama sfincia, e sfincia deve essere. Ora, io sono passato in una pasticceria elegante del centro nei giorni scorsi e ho visto che stavano già preparando la sfinge di San Giuseppe. Scusate, io ho chiesto se c'era la piramide Ramarona con l'occasione. Ora, perché dobbiamo italianizzare la sfincia, che si chiama sfincia in sfinge?
per essere più elegante. No, si chiama Sfinge. Ci restò male il proprietario del locale, dice: ma in italiano come si chiama? Sfinge, non si preoccupa, si chiama sempre Sfinge. Quella pasta la trovarono ottima per poter fare una loro invenzione. Che cos'era? Era uno strato di pasta morbida, spugnosa, quindi... Ora, perché morbida e spugnosa? Vi voglio ricordare che nel 1627 non è che si curava molto l'igiene orale, per cui già la gente a 18-20 anni era senza niente. Quindi mangiare una cosa dura come una pietraferrola, per esempio, era riservato a pochi eletti, un torrone, un parnamo, insomma. E si preferiva sempre qualche cosa di morbido che anche gli stentati potessero gustare. L'idea piacque. D'accordo sulla pasta, andiamo a un'altra cosa. E la mettiamo direttamente in forno oppure... no, in forno no, perché noi abbiamo il forno da pane. Il forno da pane non si presta per fare una cosa delicata e spugnosa. E allora risolsero di metterlo in una teglia. Una bella teglia di ferro, insomma, quelle che si fanno.